Allora, una delle cose più semplici che si può fare è quella di ingabbiare la regina, e questo lo possiamo fare ad esempio con il vino. Noi sappiamo che queste zone, adesso arriva la fioritura del filo castagno, dopo la fioritura del filo castagno non c'è più molto, no? Ci potrebbero essere altre fioriture che danno mille fiori, ma è consigliabile entro metà luglio terminare. E quindi diciamo interrompere la produzione metà luglio, 20-25 luglio secondo me. Detto questo, se vogliamo effettuare i trattamenti in assenza di covata, quindi con la covata, è meglio iniziare il blocco intorno a tutto. Quindi significa isolare la regina o confinare la regina all'esterno intorno ai primi giorni, semplificando al massimo. Se noi fossimo il 1 luglio, potremmo, con questo sistema, ad esempio con il gabbiente, questi gabbienti che possono essere così o di qualsiasi altro tipo, anche non di altri tipi, hanno questo scudo di regina che permette alle api di passare, la regina quindi di continuamente di essere accudita, limitata dalle api. E con queste gabbiette possiamo lasciare confinata la regina per 18-20 giorni e al 21° giorno dell'ingabbiamento iniziare i trattamenti con acido salico, anche bioxale o altro. Se ci fossero eventualmente delle celle di maschio o di maschio, perché le celle di maschio hanno un periodo di temperatura più lungo, possono essere anche rimasse normalmente, ma rendiamoci conto che dopo 21 giorni le celle di maschio sono più poche. Ecco, in questo caso viene facile, perché si può predisporre un telaino di questo tipo, anche da nido o da melario, senza dentatura, si provvede a inserire la gabbietta, e poi questa verrà inserita al centro dell'alveare per la regina gabbiata, come vedremo tra un minuto. 1 luglio in gabbio, 18-20 luglio di sgabbio, cioè apre il cimo, in questo caso della gabbietta, la regina uscirà per conto suo, dal 21° giorno, al 24° giorno, farà i trattamenti con acido salico in assenza di covata. E l'alveare sarà, diciamo, adeguatamente ripulito dalla presenza dell'acqua. Un altro sistema è quello di ingabbiare la regina con un favo da nido. Quindi cosa significa? Che se questo favo da nido, tra l'altro, è un favo nuovo, cioè privo di covata, io lo inserisco in questa gabbia, ci metto la regina, questa gabbia la inserisco nuovamente nell'alveare, la regina avrà un favo in cui poter continuare a decorrere. Quindi l'operazione è la medesima. 1 luglio ingabbio la regina su questo favo, inserisco la gabbia, le api entrano attraverso questo scudo di regina, la regina deporrà una certa quantità di covata che risulterà in questo caso attrattiva per la varroa, perché nella rimanente parte dell'alveare la covata solamente sfarfalla. Quindi la varroa che uscirà dalla covata tenderà ad entrare nella covata presente all'interno di questo scudo. Sì. Invece uno preferisse cercare di salvaguardare una certa quantità di api che sono presenti all'interno della covata, dovrebbe costituire dei nuclei, però trattarli adeguatamente il blocco di covata contro la varroa, perché c'è tanta varroa dentro ogni singolo favo estratto dalla unità. Quindi l'ideale è eliminarli. Quindi i due sistemi sono diversi, con la differenza che in un caso la regina non depone covata, nell'altro invece depone covata e il favo stesso risulta essere un trattamento. Quindi diciamo che l'obiettivo di controllo maggiore lo si ottiene con questo sistema, che però ha delle implicazioni tecniche leggermente maggiori rispetto alla gabbietta. Capite che qui prendere la regina, chiudere la gabbia, ecco, diventa un po' più articolato rispetto la gabbietta in cui prendere la regina e inserirla diventa molto più semplice. Quindi qual è l'operazione essenzialmente? Visito l'alveare, prendo un favo in cui non ci sia molta covata percolata, ciò significa che non ci sarà molta varroa all'interno di questo favo, perché c'è meno covata percolata. Cerco la regina, la metto su questo favo, la metto in questa niente di polistirolo, dopodiché prendo un altro favo con miele e apro. E costituisco un nucleo su due favi.
questo nucleo, se ho la possibilità, che è un piccolo nucleo, mi permetterà di conservare la regina vecchia, tra virgolette, che può essere anche quella precedente, e spostarla magari in un altro piano, così conserverà le api che io ho inserito in questo nucleo. Quindi andremo ad avere un OVR certo di partenza che sarà senza regina, un piccolo nucleo con la regina vecchia, e con questo OVR dovrò scegliere se fare in modo che venga levata una cella naturalmente, lasciare che questa cella che io andrò a scegliere, tra le tante celle che leverà naturalmente, ne lascerò una possibilmente, e quella mi darà origine a una regina che andrò a controllare dopo 5-30 giorni ci sarà fecondata. Però nello stesso tempo, dal momento in cui faccio il confinamento, io a 21 giorni posso fare trattamenti in assenza di curata. Ecco, ricordate, io dico sempre 21 giorni perché è il momento in cui tutta la covata operaia è sfarfallata. In luglio covata maschile ce n'è poca, quindi potrebbero essere rimaste alcune celle di covata maschile eventualmente sfarfallate. Quindi se uno vuole essere sicuro al 100% di non avere covata, dovrebbe aspettare 24 giorni. Quindi sta un po' a voi anche capire come gestire le aree. Se sapete che avete diverse celle di covata maschile, magari in modo da fare i trattamenti prima, cioè il 21° giorno piuttosto che il 24°. E quindi può inserirlo in alveare, a quel punto lì riconverrebbe dopo una settimana, 10 giorni che ha fatto il confinamento della regina, eliminare tutte le celle presenti, fare in modo che non ci siano celle reali allevate in alveare, e inserire le celle reali che ha allevato, fatto allevare in modo artificiale o raccolto, si è fatto dare da altri apicoltori che producono celle reali, e inserirle in un reale. Quindi la differenza è questa. Tra un allevamento, diciamo, lasciato allo stato naturale, che comunque può funzionare lo stesso, e un allevamento un po' più programmato, inserendo delle celle reali allevate ad hoc. Quindi adesso vediamo di fare l'operazione in modo che si possa vedere. Allora, qua potete vedere che c'è dell'aria, se notate, lo studio regina, che mi permette di fare proprio l'azione di confinamento che è la stessa operazione fatta con questo campo, che però giudizialmente viene collocato. Al centro, diciamo, sempre meglio. Comunque, insomma, anche questo è un sistema che può funzionare. Adesso dobbiamo cercare la regina. Ovviamente quando si fa questa operazione si controlla anche la covata, lo stato sanitario della famiglia, eccetera. Anche per problematiche che siano diverse rispetto a quella della famiglia. Ecco, ho provato la regina. Adesso allora, l'operazione, diciamo, più veloce, quella dell'ingabbiamento nella gabbietta. Suoniamo questo favo qua. Ne inseriamo il centro. Ecco, adesso questa qui mi ha ingabbiata circa 18 minuti. E quindi dopo l'alveare è pulito, voilà. Bisogna controllare dopo se la regina viene accettata, al momento che lei esce, se viene accettata riprende la covata, chiaramente, quindi dopo 11 giorni va controllata, bisogna che sia a posto, che sia rimane, che non sia tutto bene. E questo è un sistema.
Allora adesso questa cosa la si può fare allo stesso modo inserendo un favo di covata, un po' di covata, ma un po' di vuoto nella gabbia, stesso sistema al centro. L'unica cosa che chiude fuori. Ecco, questo è un po' più articolato perché poi togliere il favo senza la regina è un po' complicato, mentre lì appunto la cortina uno possibilmente come in questo caso che abbia una porta molto popolata un favo di miele togliendo pollen di castagno perché si sente il profumo proprio del pollen. Boh, in questo caso non c'è tanto niente, facciamo conto che sia un po' di niente. Sono inizio su due favi, inserisco un cottore. Inserire anche la regina adesso, siccome non posso aspettare tanto, cercherò di tirarla fuori, vediamo se lo faccio qua sopra per evitare che se mi scappa. Ovviamente qua ci deve essere la resina, no? Quindi due favi con la resina ben nutrita, questo qui quando arriva a settembre si trova già sopra un nucleo con la resina, ecco, come la resina nutrita, può tornare buona, per sistemare qualche fallante, per non ce l'ho più, con la stessa resina che non si può più. L'ideale è prenderlo e spostarlo di un chilometro. Se io dovessi lasciarlo nella stessa postazione, dovrei prendere un favo di api giovani e scrollarglielo in modo da dargli più api, perché le api che sono qui si diventano tutti meno grandi, quindi si scopolerebbe qua. Se invece io lo faccio via, poi rimanere con il fatto. Quindi la crema a ferire la posizione di prodotti con le regine sporche. Il risultato qual è? Che avrei questo alveare, che comunque è abbastanza popoloso, è tutta la covata, da cui viene allevata una nuova regina e va in blocco di covata. Al momento del blocco di covata, dopo 21 giorni, un po' di più, in cui ho fatto l'operazione, io faccio il trattamento. Dopo un po' di una settimana ancora verifico che la regina qua dentro si sia fecondata e sia tutta a posto. Se non si è fecondata, prendo un nucleo e lo rimetto dentro, senza rimettere dentro la covata. Quindi o prendo la regina soltanto, e unisco la covata di altri nucleetti, o se no prendo il favo di miele con la regina e inserisco. L'importante è non rimettere covata per la notte. Io ho una domanda. Nel secondo metodo, quello che prevede il confinamento nella gabbia della regina, poi la regina viene, cioè, ha problemi di non accettazione da parte della famiglia, oppure come il primo, oppure non c'è nessun problema una volta, cioè la gabbia libera. Grande dici? Sì, sì. No, nella gabbia grande ci sono meno problemi di eccitazione, okay, perché la regina continua a deporre. Ah, ok. Quindi, sì, diciamo magari in uno spazio più limitato, ma continua a deporre.
mentre quando l'ho ingabbiata su una gabbia dove non depone, a volte mi può spiegare quando viene creato il nuovo nucleo, quando faccio il trattamento antivaroa lì? Nel senso, se ho capito, sul nucleo piccolo non serve un trattamento, a meno che io non voglio intervenire nel settembre con un po' di timolo o cicloformico, perché voi avete tolto un favo di covata con pochissima covata percolata. Quindi, siccome la maggior quantità di varroa sta nella covata, se avete 1000 varroa, 600, 700, 800 sono nella covata, le rimanenti sulle apiture. Togliendo due favi, la quantità di varroa che voi togliete e mettete in quella cassetta sono molto basse, in termini numerici. Quindi quelle varroa generalmente non sono in grado di procurare un danno a quel nucleo lì. No? Se proprio avete l'insicurezza che ci sia troppa varroa, potete effettuare un trattamento ad azione prolungata blando, perché il nucleo è piccolo, magari a settembre, e poi il trattamento con assenza di covata, con acido salico, altre cose più simili, in assenza di covata. Perché avete tolto poco, cioè l'obiettivo è sempre togliere poca covata percolata, poca covata percolata, perché la varroa prevalentemente è dentro la covata. Mentre la reale ceppa di partenza è raggiunta l'assenza di covata, cioè dopo 21 giorni abbondanti da aver fatto questa operazione, si fa il trattamento in assenza di covata. Quella è la differenza. Se ovviamente le infestazioni sono molto elevate, dovete chiedere consiglio magari a un esperto pittico, che accorgete che non va bene, ecco, in quel caso è forse necessario effettuare un trattamento anche nel periodo in cui la covata sfarfalla, no? Magari lì bisogna usare qualche altro prodotto d'azione prolungata, cioè bisogna stare attenti, ecco, che queste operazioni vanno bene fatte quando le famiglie sono in condizioni standard, cioè che stanno bene. Quindi quando le infestazioni non sono troppo elevate, se noi cominciamo ad avere 5.000 acari non va bene nessun sistema, cioè andrebbe bene la messa a sciame per salvare l'alveare. Ecco, quindi bisogna tenere presente che fino magari a 1.500-2.000 acari la famiglia regge il sistema, oltre incomincia a diventare un problema, cioè subiscono il danno della presenza della varroa in diversi termini, sia la parassitizzazione che hanno sulla covata, sia dal punto di vista dei virus che poi favoriscono nel momento in cui la varroa si produce, favoriscono la trasmissione di questi virus che, cioè, parecchi, insomma, che possono portare la famiglia a collassare. Ecco perché si consiglia di iniziare a fare i blocchi di covata piuttosto presto, cioè il primo di luglio, iniziare primi di luglio, in modo da avere a fine luglio o una regina nuova con tutti i trattamenti fatti opportuni, o la regina sgabbiata con tutti i trattamenti fatti, in modo che l'alveare possa recuperare e riprendersi e fare covata per dare origine a nuove api che andranno poi a costituire la famiglia che darà origine alle api sbellanti. Quindi rinunciare un po' di produzione, me la ritogli entro metà luglio, per dare la possibilità alle famiglie di rimettersi in regola per l'anno successivo. Questo è... anche perché a metà luglio le carampate di fioriture sono terminate ormai. Un'altra domanda, la scelta fra la gabbietta piccola, diciamo, invece quella che tiene dentro l'aino, dipende anche dall'età della regina? Oppure indifferente? No, è una scelta tecnica, cioè di semplicità anche, che con la gabbietta così piccola è più facile gestire e fare la cosa su tanti alveari piuttosto che inserire un favo. Il favo diventa un momento più complicato e porta via anche più tempo. Quindi se avete tanti alveari è chiaro che la situazione porta via tanto tempo. Mentre prendere la regina e inserire la gabbietta, insomma, si sta o lo stesso fatto di fare i nuclei si sta poco, se uno apprezzato, è un problema di materiale, di disporre del materiale sufficiente, ma se uno ha 100 alveari e tira fuori 100 regine, no, 100 non li tira fuori mai perché ci sono alcune regine che sono da eliminare, ma mettiamo 90 regine e a 90 cassette sta un momento, visita, trova la regina, pam, fa due, chiude, mette in parte e va avanti, dopo questi nuclei li porta da un'altra parte.
quindi l'operazione è abbastanza veloce nel suo complesso. Per chi ha un po' di manualità, ovviamente, come avete visto, non è che porta via tanto tempo. Inserire un favo all'interno della gabbia può diventare un po' più articolato. Inserirlo all'esterno, se la gabbia è già pronta, è molto più semplice. È una questione anche di facilità di esecuzione delle tecniche. Secondo me, cioè, voi le sapete, sono le più semplici queste. E quindi uno, se vuole, magari se ha 5 alveari, su un alveare prova una tecnica, se poi si trova bene lo ripete. Però, che deve farlo su tutti i cicli e rischiare tutto il suo patrimonio acquistico. Ecco, ci sono tecniche che comunque prima o poi dovrà affrontare, perché teniamo presente che il trattamento disponibile per la varroa fanno fatica veramente in presenza di covata a raggiungere spesso gli effetti desiderati. Quindi il blocco della covata si sta mostrando sempre di più uno dei sistemi più efficaci nel gestire la varroa. Tutto dovuto al fatto che la varroa si riproduce, per riprodursi bisogna della covata, cioè quello è il suo punto debole.